Ancora ad oggi, per esempio, la carriera alias non è garantita in tutte le scuole italiane e questo porta a molti ragazzi e ragazze a lasciare la scuola e questo porta anche magari a molti suicidi. E noi vogliamo evitare tutto questo dando voce a chi non ce l'ha, a chi non ce l'ha più soprattutto, e aiutare le persone ad autodeterminarsi e a poter scegliere di sentirsi bene andando a scuola. Questo è uno dei motivi per i quali manifestiamo anche oggi. Abbiamo una situazione in Italia che è veramente vergognosa, in parte perché appunto non c'è una cultura della conoscenza nei nostri confronti e soprattutto perché le istituzioni si rifiutano di pensare alle persone non binarie, alle persone trans, come delle persone che hanno diritto a essere riconosciute per loro stesse e non soltanto come dei numeri o come delle persone appartenenti al binario di genere. Credere che il diritto abbia un colore politico significa fazionare qualcosa che non è possibile da fazionare. I diritti sono civili, sono diritti sociali, sono diritti che non hanno una bandiera di riferimento, se non quella dell'umanità. Io direi alla Presidente Meloni di fare l'unica cosa che non sta facendo e che non intende evidentemente fare, ovvero informarsi. Deve informarsi e questo significa non chiedere a qualcuno dei suoi sottoposti, ma parlare direttamente con la comunità ambi, con la comunità trans e con la comunità queer, perché se solo ci ascoltasse, se solo ci fosse questa volontà, capirebbe le nostre vere necessità. Una politica che non ha l'interesse di tutelare i ragazzi è una politica fallita. Lo sarà sempre. I diritti civili non hanno colore, i diritti sono diritti e affermano la possibilità di tutti i cittadini e le cittadine di essere liberi e di essere guardati nella loro ovviamente peculiarità, nella loro specificità. Qui non si viene a chiedere qualcosa che come dire, non è conforme alle esistenze delle persone o che nega l'esistenza di qualcun altro. Qui si viene a legittimare la propria esistenza e il diritto alla propria esistenza di essere serena e felice.